Nuovo incontro con i 6 giorni della creazione. Oggi presentiamo l'intervento di Paul Gim. Sentirete naturalmente la sua breve biografia, il suo curriculum medico. In realtà l'intervento non è orientato a una prospettiva specificamente medico, medico-clinica, ma è più, diciamo, una sorta di rapsodia rispetto alla relazione tra la sua formazione, che è fortemente religiosa, e allo stesso tempo la sua formazione professionale, anche quella di suo padre, se non vado errato, che è altresì altrettanto fortemente scientifica. Quindi qui abbiamo un aspetto molto rilevante, più che dal punto di vista di argomentazione in merito sia alla critica dell'evoluzionismo, sia all'affermazione invece con prove logico-razionali del creazionismo, abbiamo più un'interessante analisi, autoanalisi della propria relazione, cioè di chi ha una formazione scientifica e allo stesso tempo ha una formazione, una educazione spirituale. Infatti io devo dire, sono stato anche un po' così in dilemma se, non so se si dice così, comunque passatemi il termine, in dilemma se proporvi alcuni di questi interventi che sono un po' più fragili dal punto di vista argomentativo. Ma ho pensato, ma insomma, non stiamo proponendo l'idea di una apertura mentale, quindi di il nostro approccio, diciamo, ha due scopi. Il primo è quello di riproblematizzare la scienza, per quanto ci è dato possibile, per quanto è nelle nostre competenze, rispetto proprio al porre argomentazioni che sono oggi minoritarie, ma che comunque appartengono alla scienza e che non escludono, o anzi talvolta addirittura affermano attraverso argomentazioni analitiche il creazionismo, quindi l'esistenza e dal punto di vista scientifico l'esistenza di un creatore e l'esistenza di un progetto, di un intelligent design, di un disegno intelligente. Ma c'è anche un secondo scopo, e il secondo scopo è proprio quello di mostrare la qualità del domandarsi, anche l'interrogarsi, il dubbio, il non avere certezze. Questo è un segno della complessità che è stata completamente spazzata via dal linguaggio e dalla comunicazione di oggi. Questo è il punto più umanistico, perfino, e più importante, penso, di andare a dimostrare o no. Tanto non ce la faremo e non ce la farà nessuno, né da una parte né dall'altra, a dimostrare senza alcun tipo di dubbio, inequivocabilmente, l'esistenza o la non esistenza di Dio. Il punto più importante è riaprire la nostra mente. E in tempi passati, perfino 20 anni fa, era molto più aperta la mente del mondo di oggi. Questo, e lo vorrei invitare tutti i progressisti a pensare a questo. Tutto quello che è nuovo è meglio, è proprio così? Andate a leggere cosa dicevano i medici 100 anni fa in merito alla psicosomatica, i medici, non i naturopati, e sto usando la stigmatizzazione negativa di un medico di oggi. Andate a vedere cosa dicevano, andate a vedere e andate ad ascoltarli e sentite quanti passi indietro abbiamo fatto oggi. Ecco. Vorrei che, al di là di alcuni aspetti che vanno comunque rilevati e che compongono certe argomentazioni continuative e quindi possiamo porle come, se vogliamo, avere in futuro un dibattito con qualche radicale evoluzionista, vogliamo avere un po' di strumenti nella nostra tasca, un po' di pallottole nel nostro cinturone, troviamo delle argomentazioni che sempre di più sono consolidate. Una di queste naturalmente è il tempo, il problema del tempo, che è il grande problema dell'evoluzionismo. Abbiamo già detto, un lungo tempo progressivo non sembra che stia funzionando, non sembra che funzioni bene. Un altro è quello della simultaneità, legato all'aspetto poi del tempo, quindi ci sono delle condizioni che possono funzionare soltanto in quanto queste condizioni sono sincroniche, cioè agiscono insieme. Non è possibile che queste condizioni si siano sviluppate una senza l'altra. Secondo punto. E il terzo punto, naturalmente, è quello della complessità.
la complessità delle cose che associa poi le altre due, la simultaneità della creazione di certe complessità che vediamo, che non possono essere ridotte a uno schema di progressione lineare, dall'altra parte la complessità della sincronicità, cioè della sintonia, della sinergia dei diversi organismi, delle diverse conformazioni complesse, che mostra tutta la difficoltà di pensare a uno smontaggio, a un ridurre il tutto alle singole parti. E poi c'è la complessità naturalmente del vivente, dell'intelligenza, che a chiunque, fa sorgere il dubbio rispetto alla casualità. Ma ancora più di questo, oggi vorrei che vi concentraste, se avete voglia, sulla problematizzazione interiore della relazione di una formazione scientifica con la propria educazione spirituale. Penso che sia l'aspetto più bello di questo intervento. Paul Guyem, Medicina. Il dottor Guyem è professore aggiunto di medicina d'urgenza presso la Loma Linda University, Stati Uniti. Laureato in chimica allo Union College del Nebraska, ha conseguito il master in religione alla Loma Linda University e la laurea in medicina. Il dottor Guyem ha pubblicato numerosi articoli su temi religiosi e scientifici. È autore del libro Scientific Theology, che affronta numerosi temi scientifici e biblici, comprese la metodologia di datazione e la cronologia biblica. Ecco le parole di Paul Guyem. Sono cresciuto in una famiglia in cui la scienza è sempre stata molto rispettata. Mio padre era medico e io ho imparato ad apprezzare materie come la fisica, la chimica e la biologia. La mia famiglia era anche profondamente religiosa. I miei genitori credevano nella Bibbia e a essa si conformavano. La loro fede nella Bibbia li portò a credere nella creazione compiuta letteralmente in 6 giorni di circa 24 ore. Come si evince da una lettura diretta del primo capitolo della Genesi. Questa convinzione in loro era ulteriormente rafforzata dalla lettura del quarto comandamento, in cui viene ricordato di santificare il giorno del sabato e che il settimo giorno, che è il sabato del Signore, dovrà essere dedicato al riposo. Il sabato è un giorno letterale. E questo implicava che anche i 6 giorni della creazione lo erano. I miei genitori risolsero il conflitto esistente in questo campo tra la maggior parte degli scienziati e la Bibbia, arrivando a credere che la scienza, se applicata in modo appropriato, in realtà non è in contrasto con una creazione recente. Solo quando la scienza viene fraintesa o male utilizzata, essa entra in conflitto con una creazione recente. Mio padre ricordava la lotta interiore che dovette affrontare per rendere compatibile l'uomo di Piltdown con la sua visione del mondo, prima che si scoprisse che si trattava di una frode. Comprensibilmente, non si fidava fino in fondo dell'evoluzionismo. Nel modo in cui mi venne insegnata la scienza, non v'era posto per l'autorità senza una prova. Al contrario, l'unica autorità accettabile era quella sostenuta dalla prova, e solo nella misura in cui essa era confermata. Per certi versi, la mia tradizione religiosa era simile. Solo la tradizione che poteva essere corroborata dalle scritture aveva valore. I due atteggiamenti erano compatibili, a eccezione di un punto.
a tradizione religiosa, era disposta ad accettare le scritture senza metterle troppo in discussione, mentre in linea di principio la scienza avrebbe potuto porre la domanda: perché scegliere le scritture? Perché non scegliere il Corano o i Veda o i testi di Confucio? Oppure perché non rifiutare in toto i testi sacri? E come comportarsi quando la scienza apparentemente entra in conflitto con le scritture? Al college, molti dei miei insegnanti avevano una risposta a quest'ultima domanda. Dicevano che la prova fornita dalla scienza era, nel migliore dei casi, ambigua. Le scritture fornivano la prova aggiunta che consentiva a un individuo di scegliere tra una posizione teista e cristiana. Questo modo di rispondere alla domanda almeno non richiedeva che si dovesse essere scienziati per essere salvati. A mio parere era insoddisfacente, ma non avevo nulla di meglio da suggerire. Al college seguii due specializzazioni in teologia e chimica. Per il seminario di chimica dell'ultimo anno volevo prendere in esame un argomento associato in qualche modo alla teologia. Perciò scelsi di studiare gli esperimenti che erano stati condotti sull'origine della vita. A quel tempo si parlava diffusamente del fatto che alcuni esperimenti avevano ricreato la vita in provetta, dimostrando in che modo essa avrebbe potuto manifestarsi spontaneamente su una terra prebiotica. Mi aspettavo che venissero sollevati dei dubbi, ma avrei scoperto che, in linea di massima, uno scenario plausibile era in qualche modo avvalorato dagli esperimenti. Rimasi sconcertato dall'unilateralità della prova che trovai. In realtà sembrava, e sembra, esserci la prova schiacciante che la creazione spontanea non avvenne. Questa prova mi convinse di due cose. In primo luogo, da quel momento in poi non dubitai mai che vi fosse un Dio. Potrei non sapere se Egli si è preso cura di me, ma Lui certamente esisteva. L'evoluzione meccanicistica era morta. In secondo luogo, almeno in alcuni casi, la scienza è in grado di sostenere la teologia. I teologi possono aspettarsi che la prova scientifica si dichiari decisamente a loro favore, almeno qualche volta. Tuttavia, questa prova non aveva alcuna attinenza con la disputa tra l'evoluzione teista o creazione progressiva e la creazione speciale. Quella discussione sembrava impantanarsi in ostinate controversie. Era difficile decidere se un'analogia tra due gruppi, specie, generi, famiglie, eccetera, di creature, fosse dovuta al disegno divino o a una discendenza comune. Com'era possibile dire ciò che un creatore non avrebbe fatto? O com'era possibile affermare quali fossero le caratteristiche che non potevano essere causate da una discendenza comune? E qualora fosse stato possibile mettere un evoluzionista teista con le spalle al muro, avrebbe sempre potuto rispondere che si trattava di un settore in cui era intervenuto Dio. D'altro canto, i creazionisti speciali credevano in qualche tipo di evoluzione a livelli inferiori. La principale differenza tra gli evoluzionisti teisti e i creazionisti speciali sembrava essere il tempo. E per tempo intendiamo quello relativo e quello assoluto. Il tempo relativo comprende questioni quali: in quanto tempo si erano formati gli strati cambriani, quanto tempo era trascorso tra il periodo ordoviciano e il permiano e in quanto tempo si era formato il Grand Canyon. Il tempo assoluto comprende la data assoluta del Pliocene o del Giurassico o del Cambriano.
Queste date si basano quasi esclusivamente su stime evolutive e sulla datazione radiometrica. Decisi di svolgere delle indagini sulla datazione radiometrica. In breve, per le datazioni con il metodo potassio-argon, è dimostrabile che la teoria in base alla quale vi è una perdita di argon non è valida e non si può essere certi che l'orologio venga azzerato. Questo punto è sottolineato dalle innumerevoli date troppo vecchie persino per la cronologia evolutiva. Vi sono anche problemi con le date troppo recenti che non si spiegano in modo adeguato con la perdita di argon. Queste date suggeriscono che la cronologia evolutiva è troppo lunga. C'è un gradiente di argon nella colonna geologica, con una percentuale di argon superiore nelle rocce più vecchie e inferiore in quelle più giovani, indipendentemente dal loro contenuto di potassio, compresi i minerali che non contengono potassio. Questo crea una sorta di cronologia istantanea. Basta aggiungere il potassio. C'era anche un problema con la selezione, che poteva essere documentata dalla letteratura. Altri metodi di datazione presentavano problemi analoghi. Le isocrone del metodo di datazione rubidio-stronzio possono essere riprodotte mescolando delle righe che di fatto non hanno bisogno di tempo per formarsi. C'erano esempi infiniti di date imprecise, comprese quelle che combaciavano con le datazioni al potassio-argon. Anche la datazione con il metodo uranio-piombo veniva eseguita con le isocrone, e quando le date errate venivano spiegate con righe discordi, anche queste potevano essere riprodotte mescolando le righe. C'erano innumerevoli esempi di età inferiori concomitanti che non corrispondevano a nessuna cronologia. C'erano i dati stabiliti in base alle datazioni all'uranio sugli aloni pleocroici nel carbone, che sembravano indicare un'età per il carbone, l'età convenzionale è di circa 100 milioni di anni, inferiore ai 300.000 anni. La datazione di disequilibrio all'uranio, quella con il metodo delle tracce di fissione e degli amminoacidi, che non è radiometrica, presentavano tutte dei problemi, come gli altri metodi meno affermati. Spesso i dati venivano spiegati più facilmente sulla base di una cronologia breve, piuttosto che lunga. La datazione al carbonio 14 era il metodo più affascinante di tutti. Il carbone fossile, con una età convenzionale superiore ai 350 milioni di anni, risultò ripetutamente inferiore ai 55.000 anni, secondo il metodo carbonio 14. Questo è compatibile con una datazione bassa, tipo 4.000 anni in tempo reale. La data del diluvio avrebbe dovuto essere valutata su altre basi. È incompatibile con una età di milioni di anni, o più realisticamente con una età superiore ai 100.000 anni o più. Di fatto, ci costringe ad accettare una breve cronologia della vita sulla Terra. Quindi, se si accetta l'esistenza di un creatore abbastanza intelligente da produrre la vita e una cronologia breve, diventa molto difficile evitare le affermazioni della Bibbia. Vi è anche l'incapacità di spiegare in modo adeguato la settimana sulla base delle leggende o dei costumi della Mesopotamia o dell'Egitto. Questo implica che i primi 9 capitoli della Genesi non sono solo un mito,
ma un resoconto di ciò che accadde realmente. Giunsi a questa conclusione seguendo i dati. Non temo altri dati. Accolgo con piacere le sfide e di fatto le cerco. Ritengo che se svolgiamo il nostro lavoro con sufficiente attenzione e senza cadere nei pregiudizi, scopriremo che il testo sacro, compresa una creazione letterale in 6 giorni, regge. Compresa in modo corretto, la natura dimostra l'attendibilità della parola di Dio.